Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove andrò a fare un po' un recap per quella che è la situazione di questo mese. Oggi, il momento in cui registro, è il 27 di novembre, quindi mi sento di poter fare una previsione a breve termine per tutto il mese di dicembre, quindi per la fascia quella più calda, quella che riguarda il Natale. A dicembre solitamente si vendono moltissimi PC, molti di voi decidono di farsi il PC o di regalare un PC o di regalarsi un PC, come è giusto che sia. Quindi sappiamo per certo che ci sono diverse persone che sono in attesa di farlo questo PC ormai da 2 anni, cioè dall'inizio della pandemia, della fase calda. Come ormai tutti saprete, i prezzi sono stati ballerini negli scorsi mesi, i prezzi delle schede video sono folli e rimangono folli, e sono folli, mi sento di dire, da così tanto tempo che ormai si sono stabilizzati. Da ormai praticamente quasi un anno che le ultime schede video vendute ad un prezzo maggiorato, ma non così maggiorato, sono state tra novembre e dicembre dello scorso anno. A gennaio questa situazione con questi prezzi compirà appunto un anno, quindi mi sento di dire che quando un prezzo, almeno secondo me, rimane tale per un lasso di tempo così lungo, ormai si tende a stabilizzare. E comunque, prima di poter ricomprare una scheda video a un prezzo tra virgolette normale, secondo me passeranno diversi anni, non mesi. Detto questo, la situazione del mercato attuale è questa, e questa noi dobbiamo fronteggiare e con questa dobbiamo lavorare. Noi, come sapete, abbiamo continuato ad assemblare anche più del dovuto, anche più di quello che noi ci aspettavamo nell'ultimo periodo, anche con i prezzi così alti. La difficoltà ad oggi di un negozio qual è? È reperire appunto i componenti per poter lavorare. Spesso ci troviamo a doverli acquistare a prezzi veramente troppo alti, al punto che poi il PC risulta invendibile. Quindi questa è la difficoltà di questo periodo con cui ogni negoziante che tratta informatica si trova a combattere di giorno in giorno. Noi onestamente riusciamo a fare questa cosa abbastanza bene. Se vedete sul nostro sito le schede video ci sono, ok, i prezzi sono alti, ma non sono più alti di quelli che trovate su Amazon, anzi spesso sono anche più bassi. Riusciamo ad avere un buon numero di schede al punto che riusciamo a venderle anche sfuse, non solo in config come fanno diversi nostri colleghi, dei quali comunque mi sento di dire che condivido la scelta, perché giustamente se le schede video sono poche è giusto cercare di dare la precedenza a macchine intere. Farò adesso una piccola analisi fascia per fascia per cercarvi di aiutare per quanto riguarda la scelta, non tanto dei componenti, perché ci sono un sacco di canali YouTube, di guide online fatte in modo anche molto esaustivo che vi spiegano cosa scegliere di comprare. Il problema qual è? Che queste guide non sono aggiornate, o meglio, non tengono spesso conto dei prezzi, quindi andrò a fare una piccola analisi per fascia di prezzo. Nella fascia entro i 1000 euro, quindi quella più battuta, diciamo, quella più ricercata, classica fascia in cui noi come negozio riceviamo richieste da famiglie con ragazzi giovani, facciamo conto dagli 8 ai 12 anni, generalmente si tratta per loro del primo PC, la cifra che non si vuole superare spesso è proprio il limite anche psicologico dei 1000 euro. In questa cifra, pre-pandemia, si riusciva a prendere tranquillamente una 1660 Super o similare come scheda video con un PC proporzionato per quanto riguarda tutti i vari componenti. Ad oggi è veramente difficile fare un PC entro i 1000 euro. Le scelte che abbiamo quali sono? Come sempre sono innanzitutto Intel o AMD. Dobbiamo scegliere quale dei due utilizzare. Per questa fascia è conveniente Intel, vi spiego anche perché. Per una questione semplicemente di prezzo. I processori AMD, per la fascia bassa, e sottolineo solo per la fascia bassa, sono abbondantemente sovrapprezzati. Se voi vi fate un giro, io vi parlo di Amazon perché Amazon è il sito che conoscete tutti, potete farvelo anche su altri siti, però Amazon comunque ha un'indicazione del mercato. I processori AMD di fascia bassa serie 3, quindi 3100-3300X, sono praticamente introvabili. Se trovate un 3100, non lo trovate a meno di 250 euro, che è un prezzo folle perché a 90-80 euro potete comprare un i3 di decima generazione che è praticamente equivalente, quindi non ha senso. Risparmiate forse qualcosa con la scheda madre AMD rispetto a una scheda madre Intel per quella fascia, ma parliamo di cose dell'ordine 15-20-25 euro, quindi non conviene. Soprattutto i processori Intel di fascia bassa si trovano, quindi il problema diciamo che non si pone. Un altro processore molto battuto è il 3600, è difficile farlo rientrare nei 1000 euro, però il 3600 anch'esso è sovrapprezzato da più di un anno. Al di là di un periodo che era, se non ricordo male, marzo, aprile, maggio, in cui il processore si è trovato, adesso è quasi introvabile. Questa sua introvabilità, appunto, come sempre, legge domanda e offerta, ci porta a trovare questo processore intorno alle 300 euro o poco meno. A quel prezzo ovviamente non conviene, anche perché, anche qualora fossimo dei fan AMD, ci converrebbe prendere a 50 euro in più scarsi il 5600X, che è tutta un'altra cosa.
Quindi nella fascia entro i 1000 euro io AMD tenderei a scartarlo. Vi consiglierei di andare con processore Intel di decima o anche di undicesima se riuscite con un 11,4. Il problema della scheda video poi comunque si pone anche con Intel. Che schede possiamo prendere? Escludendo la 1030, che non considero ovviamente una scheda da gaming e comunque non si trova a meno di 160 euro in giro, la 1050 di fatto non esiste più, abbiamo la 1050 Ti. La 1050 Ti, il suo prezzo di oggi è all'incirca sulle 340-350 50 euro, quindi è abbondantemente sovrapprezzata, però riusciamo con un processore Intel a farla rientrare in un PC da 1000 euro, anche 900 se siamo attenti. Chiariamo sempre, non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che è così. Esiste una terza alternativa, della quale tra l'altro si è fatto un gran parlare nei nostri canali YouTube, Twitch. Come sapete, noi facciamo diverse live durante la settimana, quindi c'è stato anche un grosso confronto con la community su questa cosa. Esistono dei processori AMD con grafica integrata, che sono il 5600G e 5700G. Tralasciando che, per quanto riguarda gli FPS, sono praticamente uguali, quindi prenderemo in esame il 5600G. A mio personale parere non lo si può montare su un PC da gaming. Perché? Semplicemente perché ha una prestazione di molto inferiore alla 1050 Ti. Il processore, anche se non costa molto, ha questo tipo di problema. Io non lo definisco da gaming, quindi se mi viene chiesto un PC da gaming da 900 euro o da 1000 euro, io non ci metto il 5600G, semplicemente perché potremmo definirlo un processore provvisorio, ma è un processore col quale io oggi gioco a circa la metà dei giochi esistenti a dettagli molto bassi a 60 fps. Quindi per me non è definibile processore per poter giocare. Per altri non è così, però il mondo è bello perché è vario. Andando sulla fascia media, quindi i PC che vanno dai 1000 ai 1500 euro, possiamo, anzi dobbiamo considerare, oltre all'11,4 di Intel, il 5600 di AMD, che si trova ad un ottimo prezzo, 5600X ad oggi, e lì ci dobbiamo andare purtroppo ad accoppiare una scheda che sia una 1650, una 1660 Super, 1660 Ti o 1660 liscia. Tutte queste schede, ve lo dico, non conviene comprarle, ovviamente, come sempre, non tanto per la questione di prezzi globale che c'è adesso, ma perché a poco di più riusciamo a prendere una 2060. La 2060 è anch'essa abbondantemente sovrapprezzata, perché per comprarla oggi ci vogliono 600 euro, non si scappa, ammesso che non la trovi. Però la 1660 liscia o 1660 Super si trova spesso a 30, 40, 50 euro in meno, quindi normalmente vi direi di no. Però allo stato attuale, tra pagare una 1660 sovrapprezzata a 550 o una 2060 Super a 600, vi dico 2060 Super a 600. Riusciamo a inserirla comunque in un PC dal costo di 1500 euro o anche più basso, in base al processore, case, alimentatore e disco che andiamo a scegliere. Sulla fascia più alta, quindi quella che va oltre le 1500 euro, potremmo cominciare a considerare Intel Serie 12. Qua si apre un altro discorso. I processori AMD si trovano adesso a un prezzo molto basso, sia il 5800X sia il 5900X sono quasi al minimo storico, quindi è un buon momento per comprarli. Lì però andiamo su DDR4. Con Intel Serie 12 siamo su una nuova generazione, quindi DDR5. Qua si apre un altro capitolo. Le DDR5 ad oggi costano circa il doppio delle 4. Quindi se trovate un kit 32 giga di buona qualità di DDR4 a 200 euro, per il corrispondente DDR5 invece ne vogliono esattamente il doppio. Pure qua se ne è fatto un gran parlare. Io personalmente ritengo che nel momento in cui si spendono 700-800 euro per un processore, che è il 12900K in 9, non dovrebbe esistere il problema di doverne spendere 200 in più per le RAM. Però questo è un mio personale parere. Le DDR5 tra l'altro non si trovano, quindi io prevedo che a breve ci saranno anche gli scalper delle RAM. Perciò, se trovate un kit di DDR5 oggi, anche se il prezzo è alto, ascoltate il consiglio di Fabio, non aspettate, compratelo, specialmente se volete il PC per Natale. Per quanto riguarda le schede video, invece, sulla fascia più alta, quindi 3060, 3060 Ti, 3070, 3080, andiamo su schede anch'esse ovviamente sovrapprezzate e molto più difficili da trovare. Si trovano più facilmente delle 3060, 3060 Ti. Il problema è proprio che, essendo i prezzi alti, la 3060 ad oggi è più sovrapprezzata della 3060 Ti. Però c'è il discorso dei 12 giga di memoria, quindi molto spesso io vedo clienti che preferiscono la 3060 alla 3060 Ti, perché vedono la differenza di prezzo che non è molta, però vedono anche che la 3060 ha più memoria, e in molti si lasciano, tra virgolette, fregare da questa
mossa più che altro di marketing da parte di Nvidia. Con i prezzi che ci sono adesso è conveniente acquistare una 3060 Ti piuttosto che una 3060 come rapporto prezzo-prestazione. 3070 e 3070 Ti sono molto vicine sia nel prezzo che nelle prestazioni, quindi vi dico semplicemente di prendere quella che trovate se la trovate. Le 3080 si sono trovate per un periodo quest'estate intorno alle 1200-1300 euro. Adesso la fascia alta però è tornata, diciamo così, in auge, e stiamo assistendo ad uno slittamento verso l'alto di tutto ciò che è la fascia alta, quindi 3080, 3080 Ti e 3090. Vi faccio un esempio: la 3080 oggi a meno di 1500-1600 euro non la trovate, allo stesso modo non trovate una 3080 Ti a meno di 1800-2000 e non trovate una 3090 a meno di 2500-2700. La 3090 a noi ci è capitato di venderla anche 6 mesi fa a 1999, per esempio, che era un prezzo molto sovrapprezzato, ma non così come adesso. Questo perché a Natale ovviamente la domanda sale, i prodotti sono pochi e quindi il prezzo sale ancora di più. Dopo Natale assisteremo probabilmente ad un leggero abbassamento dei prezzi, ovviamente non sarà né repentino e né troppo marcato, però prevedo che comunque ci sarà. In chiusura, il consiglio che mi sento di dare a tutti quelli che devono fare un PC, a tutti quelli che decidono di farlo acquistando prezzi online o anche in negozio: allora, noi normalmente riusciamo a fino al 15 di dicembre a ordinare pezzi che non abbiamo. Ve lo dico già, quest'anno, come l'anno scorso, non sarà possibile. Quindi se decidete di fare un PC per Natale ci dovete pensare non oggi ma ieri, cioè ci dovete pensare adesso. Adesso potrebbe anche essere troppo tardi. Non siamo nella condizione in cui voi andate online, ordinate quello che volete e la roba arriva 3 giorni dopo, perché molti prodotti non ci sono. È possibile fare buoni affari con alcuni tipi di RAM, con gli SSD, con i monitor, con un sacco di cose che sono rimaste invendute, ma con la componentistica è molto difficile. A tutto ciò si aggiunge un Black Friday, a mia opinione, molto deludente per quanto riguarda Amazon e anche altri siti grossi del settore, ma c'è una spiegazione a tutto questo. Black Friday è stato deludente perché la domanda è comunque alta e i prezzi d'acquisto nostri sono comunque alti, quindi li possiamo abbassare sì, ma fino a un tot, non possiamo fare sconti del 50%. Infatti, come abbiamo visto pure su Amazon, gli sconti c'erano, ma non erano marcati. Erano quest'anno tanti nel numero, ma non erano dei drop assurdi. A questo ve ne sarete accorti pure voi, che immagino avrete girato su Amazon per cose vostre, come ho fatto pure io a livello personale. Bene, detto questo, spero di aver dato qualche dritta a chi decide o deciderà di acquistare un PC per Natale. Da Fabio è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.